Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come state? Buongiorno, Cassiopeia. Cassiopeia. Ciao Veronica, ciao Letizia. Buongiorno a tutti. Questo mercoledì è il terzo giorno della nostra sequenza di pratiche. E abbiamo fatto il primo giorno le pratiche più di rilassamento con un'attenzione al respiro, al controllo del respiro in modo da cercare di disattivare un po' il nostro sistema simpatico e attivare invece il sistema parasimpatico. E ieri invece avete fatto con Elena. Ciao Cinzia. La pratica sul respiro, la consapevolezza sul respiro, che è quella appunto che invece comincia a introdurci nell'ambito della mindfulness, nelle pratiche di mindfulness vere e proprie. Ciao Meris, buongiorno a tutti. Le pratiche di mindfulness che sono appunto una modalità di apertura. Ciao Eleonora, buongiorno. Sono pratiche, modalità di apertura alla nostra esperienza, qualsiasi essa sia, momento dopo momento, ed è questo che fa invece proprio un po' la differenza rispetto a quelle che possono essere delle tecniche di rilassamento, perché possiamo sentirci invece anche molto tesi, molto preoccupati, molto arrabbiati, molto tristi. E fare una pratica di mindfulness ha un grandissimo senso, un grandissimo significato, non tanto per cambiare questi stati, ma per coltivare una modalità diversa di relazionarci con questi stati. Una modalità che è fatta di apertura e di gentilezza. La mindfulness è come se avesse, la possiamo rappresentare come un uccello che ha due ali. Un'ala è proprio quella dell'attenzione, quindi alleniamo l'attenzione a essere nel momento presente, sull'esperienza presente. L'altra ala è quella della gentilezza e della compassione. Compassione intesa proprio come senso, desiderio di essere vicini alle difficoltà, se sono nostre, è una self-compassion, e cercare anche di accoglierle nel senso di portare un sollievo. E la mindfulness è questi due componenti insieme. Attenzione e gentilezza, compassione, sollievo. E allora oggi facciamo questa pratica di attenzione gentile al nostro corpo, quindi è un body scan, ma con una particolare sottolineatura di questa attitudine di gentilezza. La facciamo con lo sfondo dei martelli pneumatici, non so se si sentono, mi sono messa la cuffietta apposta perché ci sono vari lavori qui dintorno. Bonus facciate o tetti, non lo so, e però appunto tanto si sa, nella vita non si può controllare le cose solo in parte. E allora, comunque siate, dovunque siate, se poi state riguardando appunto la registrazione, se riguarderete la registrazione dopo, potete scegliere una postura, una posizione che vi faccia sentire innanzitutto a vostro agio, quindi non deve essere impostata, non deve essere rigida, non c'è un modo veramente preciso di stare. E il body scan si può fare sia da distesi che da seduti, in teoria anche in piedi. L'importante è che se possiamo dedicarci uno spazio in cui anche poterci un attimo abbandonare, rilassare il nostro corpo, bene, e quindi cerchiamo questa posizione. E come sempre, stessa cosa vale per gli occhi, per lo sguardo, per cui se ci sentiamo abbastanza a nostro agio, possiamo chiudere gli occhi o abbassare in alternativa lo sguardo sul pavimento di fronte a noi, uno sguardo leggero. E quindi attraverso questa magari chiusura o socchiusura delle palpebre, riusciamo a rivolgere l'attenzione verso di noi.
Non è che dobbiamo tagliarci fuori dal mondo esterno, ma si tratta più di creare uno stato di raccoglimento, di riorientamento della nostra attenzione verso noi stessi, verso il nostro corpo, verso la nostra esperienza. In qualsiasi modo siamo seduti o distesi, cominciamo a diventare consapevoli proprio anche dei punti di appoggio, del sostegno che questa superficie o queste superfici danno al nostro corpo, senza che il nostro corpo debba fare niente, perché può veramente abbandonarsi o alla sedia o al letto o al materassino. Magari sentiamo il contatto dei piedi, lo percepiamo. Sentiamo il contatto delle cosce, delle natiche, dei glutei. Sentiamo il contatto della schiena. E già portando questa attenzione delicata, se sentiamo che il nostro corpo ha bisogno di dedicarsi qualche movimento per sgranchirsi un po', è un atto di cura, un atto di amore. Lo facciamo, non c'è bisogno di rimanere immobili, ma possiamo dedicarci uno scioglimento del collo, delle spalle, uno stirare la schiena. Anche quelle parti che non consideriamo mai tanto, come flettere un po' le dita dei piedi, stirare, ruotare le caviglie. Con questa modalità di atto di cura ci dedichiamo al nostro corpo in questi 15 minuti, così come siamo, senza ricercare niente in particolare. E vediamo se la nostra attenzione intanto può anche appoggiarsi e trovare il sostegno del respiro. Anche proprio gli stessi movimenti dell'addome, del petto, ci fanno diventare consapevoli del nostro respiro, sempre presente, questo fluire, in qualsiasi modo sia. Magari ci dà un senso di rilassatezza, di calma, o forse al contrario ci dà un senso di tensione. Sentiamo che il respiro è proprio una bussola, ci dice come stiamo. Siamo agitati, siamo tesi, siamo più rilassati, siamo più calmi e ci apriamo a sentire il respiro così com'è. Cominciando a portare anche una forma di gentilezza verso come stiamo sentendo il nostro respiro. Magari abbiamo delle preoccupazioni, sono dei giorni, ci può essere qualche problema che è un po' lì sotto, che continua a lavorare e il nostro respiro lo sente. Portiamo gentilezza a questa difficoltà, a questa sensazione, magari al desiderio di poterci sentire in maniera diversa, al desiderio che le cose siano diverse da come sono ora. Sentiamo e allora cerchiamo di coltivare un'attitudine di apertura e dirci ok, va bene così. Va bene anche così. Sentiamo continuando a sentire sempre il respiro che inonda il nostro corpo con queste appunto ondate di entrata, di uscita. Proviamo adesso anche a far scivolare la nostra attenzione dal torace, dalla pancia, lungo le gambe.
arrivando fino ai piedi. E apriamoci alle sensazioni presenti nei nostri piedi, spesso così poco considerati. E il sentire le sensazioni presenti, qualsiasi esse siano, anche se non sentiamo niente. È comunque un atto di cura. Questa attenzione è un atto di cura, di amore verso il nostro corpo, verso i nostri piedi, che ci servono tanto. E poi possiamo risalire dai piedi, lungo le gambe, i polpacci. Forse i polpacci li possiamo sentire in una zona abbastanza neutra. Forse già potremmo notare che abbiamo una tendenza a sentire qualcosa di gradevole, oppure invece qualcosa di sgradevole. Magari i nostri polpacci, le nostre gambe, la parte inferiore delle gambe ha qualcosa che non va, magari un problema che abbiamo sperimentato o che abbiamo adesso. Ma se così è, se anche è stato nel passato, se non c'è più, proviamo lo stesso a coltivare questo senso di apertura e di gentilezza verso le nostre gambe, i polpacci. A sentire come stanno proprio adesso. Le sensazioni sono mutevoli. Da ieri a oggi cambiano. Come stanno ora? E poi risaliamo e troviamo le nostre ginocchia. Queste grandi articolazioni così importanti per tanti movimenti, per la nostra stabilità. E se hanno subito magari qualche incidente, qualche acciacco, se sentiamo dei dolori. Ancora di più proviamo a sentire questa apertura, questa attitudine di gentilezza e di compassione verso le nostre ginocchia, verso noi stessi. E poi ancora possiamo risalire e troviamo le nostre cosce. E certe volte queste sono aree che già possono essere meno neutre, magari soprattutto per il mondo femminile. Potrebbero suscitarci delle immagini, dei pensieri, dei commenti, dei giudizi, spesso negativi, critici. Un po' dicono sempre la stessa cosa, hanno sempre lo stesso tema di fondo, di sottofondo. Non vado bene, non vado bene così. Vorrei qualcosa, mi vorrei diverso, diversa, meglio, migliore. Allora proviamo a sentire le sensazioni che emergono da quest'area del corpo, dalle nostre cosce. Un'area vasta. Sensazioni più superficiali, sensazioni più profonde, connettiamoci a queste, più che a giudizi, all'immagine, ai pensieri. Sentiamo come stanno, sono importanti le nostre cosce. Sentiamo come stanno e anche verso di loro proviamo a dare questo abbraccio, un abbraccio di consapevolezza amorevole. Che è un po' quasi condita di un grazie. Grazie per quello che fate per me. Grazie per come state adesso.
piano piano risaliamo, sentiamo il nostro bacino, il bacino, i fianchi, i glutei. Quelle sensazioni anche qui più superficiali, magari quelle più intense, il contatto con la sedia o se siamo distesi. Magari saltano prima agli occhi. Però se ci dedichiamo attenzione sentiamo che ci sono tante altre sensazioni anche profonde. I nostri fianchi. La parte del bacino che racchiude anche degli organi molto importanti e anche verso queste aree possiamo dedicare un'attenzione particolarmente gentile perché potrebbe essere fonte, queste aree potrebbero essere fonte anche di sensazioni intense, spiacevoli, evocare emozioni intensamente spiacevoli anche. Allora le accogliamo in questo abbraccio di presenza, di attenzione gentile. E poi ci permettiamo di risalire lungo la schiena. Da prima nella parte bassa della schiena, che è quella zona lombare. Proviamo a sentire come sta proprio ora. Sta bene, rilassata. Oppure certe volte, o talvolta spesso, può dare delle sensazioni anche di dolore, perché spesso la tensione si scarica nella zona lombare. Oppure siamo un po' vittime di quelle posture abitudinarie che poi ci portano dolore, posizioni sbagliate. La zona lombare può essersi fatta sentire tante volte nella nostra vita. Quindi sentiamo come sta ora. L'accogliamo. Accogliamo le sensazioni. Qualsiasi esse siano. E poi risaliamo lungo la colonna. Lungo la colonna sentiamo quindi anche tutta la parte della schiena, anche i lati della colonna. Arriviamo fino alle scapole. E c'è quella parte compresa fra le scapole e sopra le scapole, la sommità della schiena, che pure può essere un'area molto soggetta a tensioni, a dolori, perché quando siamo preoccupati siamo tutti contratti o arrabbiati. Per portare l'attenzione già ci permette eventualmente di decontrarre se sentiamo che siamo un po' tesi in quest'area. E anche questo è un atto di cura importante. Sciogliamo e rilassiamo. Se sentiamo che abbiamo bisogno di un movimento, lo facciamo. E ci dedichiamo un senso di gentilezza per quello che queste spalle, intese proprio come la parte alta della schiena, portano, spesso portano pesi, fatiche, preoccupazioni. Quindi gli dedichiamo un'attenzione gentile, anche un grazie. E poi scivoliamo nella parte anteriore del torace, della pancia. E qui ci possono essere tante sensazioni. Il nostro addome, la nostra pancia può essere soggetta a tante critiche, tanti giudizi. Però sentiamo anche quanto è importante e certe volte quanto poco amore gli abbiamo dato. E un po' con l'attitudine di una mamma verso un bambino che lo accarezza, lo accoglie così com'è. Allo stesso modo cerchiamo di dedicarci
alle nostre sensazioni, alla nostra pancia, al nostro addome. Magari non è esattamente come lo vorremmo, tonico, tirato, con la forma giusta, ma comunque svolge tanta funzione per noi e forse è molto meglio di quanto lo vediamo con i nostri occhi. E così anche il nostro torace, il petto. Gli dedichiamo attenzione alle sensazioni presenti proprio adesso. E poi ci permettiamo di sentire tutte le nostre braccia, dalle mani alle spalle, tutte le sensazioni così mutevoli, diverse, presenti in questa area, dalle dita e su, i bicipiti, i tricipiti, le spalle. E poi ci portiamo infine a sentire un'altra parte molto importante del nostro corpo, che è il collo. Sentiamo come sta. Sentiamo la nostra testa, la nuca. E sentiamo anche il nostro viso. E ci apriamo proprio a tutte le sensazioni del nostro viso. Che è fatto di così tanti tanti muscoli che ci permettono tante funzioni, esprimere, sentire ed esprimere le emozioni. Comunicare, quanto è importante comunicare, visto che siamo animali sociali, dobbiamo e vogliamo vivere in relazione, anche se a distanza, ne abbiamo bisogno. E il nostro viso è importante più per come è fatto, più che per l'estetica alla quale siamo molto attaccati spesso, per quello che può esprimere di noi, di quello che stiamo sentendo. E allora proviamo a coltivare un'attitudine di gentilezza verso il nostro viso, che magari ci sembra avere delle mancanze, e forse invece è già così bello così com'è. Nelle sue espressioni, nelle sue imperfezioni, nelle sue rughe, nelle sue nei modi in cui è. E allora, piano piano, poi dal nostro viso riestendiamo la consapevolezza a tutto, tutto, tutto il nostro corpo. Ci permettiamo anche di cominciare un po' a muovere le nostre estremità, le dita, delle mani, dei piedi. Dedichiamo questi movimenti con un senso di gentilezza e di amore per il nostro corpo. Proviamo, se abbiamo tenuto gli occhi chiusi, cominciamo ad aprirli, a guardarci intorno, ringraziando anche questa funzione della vista che ci regala delle percezioni così fantastiche, la luce, le ombre, i colori, infinite sfumature di colori. E spero che questa pratica vi possa essere stata utile o vi sarà utile in qualche misura, perché sono veramente convinta che il corpo sia, forse non solo io ne sono convinta, forse io passo anche delle informazioni che sento e che condivido, diciamo. Il corpo è una parte fondamentale della nostra vita, lo sappiamo, noi viviamo attraverso il corpo e quindi è importante coltivare proprio un'attitudine gentile di starci bene col corpo e prima di tutto la nostra testa che deve un po' cambiare questa attitudine. Siamo troppo pronti a criticarci, a dirci che non andiamo bene. Grazie Maris. Grazie a tutti voi di essere stati qui, scusate se ho sforato, forse mi sono fatta un po' prendere da questa pratica che sentivo molto. Vi auguro anche a voi una buonissima giornata, speriamo un bel mercoledì. Ciao!
Ci vediamo nei prossimi giorni, domani c'è un'altra pratica e trovate la scaletta nel post iniziale se volete vedere che cosa c'è. Mi pare che sia il panorama sonoro, ma non ne sono sicura. Buona giornata ancora e grazie di essere stati in mia compagnia. Ciao!